Ciao ragazze e benvenute nella mia stanza creativa. Oggi vi voglio mostrare un progetto veramente carino e utile. Lo potete vendere, lo potete regalare, lo potete fare proprio per voi. Adesso, bando alle ciance, partiamo subito con il tutorial. Eccoci qua ragazzi, allora io vado a fare una, chiamiamola custodia, ma in realtà ha più tasche, o di un tablet o di una iPad. Allora, le misure, vi do le misure dell'iPad, questo è il tablet, misura 24 e alto 16, mentre l'iPad io considero anche la penna, perché vedete, si praticamente sta sempre attaccata perché si ricarica in questo modo, ma lo sapete meglio di me, quindi completo è 19 centimetri ed è alto 25, ok? Quindi ho questo più o meno hanno le stesse misure, ok? L'iPad è un po' più largo solo perché mantiene la penna. Allora, in base a queste misure, noi adesso andremo a realizzare un contenitore, ma io poi vedrete, ci metto il blocco, ci metto il telefonino, le penne, insomma, sarà veramente una delizia. Lo possiamo vendere sicuramente, lo possiamo regalare magari a un figlio, a una figlia, a un'amica, ma anche alle mamme, perché adesso tutte le mamme hanno il tablet. Io ne conosco tantissime e quindi può essere anche un bel regalo anche per la festa della mamma. Iniziamo subito con le misure. Allora, il corpo del nostro porta tablet è due pezzi di 56 centimetri per un'altezza di 24 e sono due pezzi di questa stessa misura. Ci tagliate un'imbottitura. Io sto usando quella tipo filtro K sottile ed eccola qui. Potete anche in alternativa utilizzare un tessuto trapuntato magari su uno dei due lati. Poi vado adesso per spiegarvi le tasche, vado a dividere i due pezzi. Facciamo prima il pezzo che sarà la parte esterna. Io qui ci vado a mettere dietro un tascone, perché io porto sempre con me un blocco per gli appunti e questo tascone avrà la stessa larghezza per una lunghezza che adesso vi vado a dire. Comunque ripetiamo tutte e due le misure. Allora, una larghezza sempre di 24 per un'altezza di 51 e mezzo, ok? E questo è la parte esterna che noi andiamo subito a lavorare. Eccoci qua, ragazzi. Allora, io ho preso il tessuto per la tasca, l'ho stirato a metà per il lato più lungo, lo stirate a metà. Poi adesso io vado a fare un'applicazione perché sarà per me e quindi me lo sto facendo veramente un po' come mi piace, ma può essere anche un suggerimento per voi. Utilizzando la tela termoadesiva, questa viola, sono andata a prendere un ritaglio di tessuto, vedete, con un elefantino e già dietro ho incollato con il ferro da stiro, la carta. Adesso vado sul davanti e con la penna mi vado a fare una sorta di contorno. Non mi avvicino e ve lo faccio vedere. Aspettate che qui ho sbagliato. Ecco qua, vedete, ho fatto tutto un contorno come se fosse questa immagine una bella figurina. Io adesso cosa faccio? Vado a tagliare il contorno, che volpe, mi si è stirando, è andata via la forma. Ecco qua. Io adesso vado a tagliare
la sagoma. Ecco qui, ho tagliato la sagoma e adesso vado a togliere dietro la carta protettiva. Eccola qua. Logicamente questo è un passaggio se voi fate come me un'applicazione, se no questa parte qui la saltate. Quella invece che dovete fare, noi abbiamo fatto questa piega, il dritto sarà all'esterno, quindi verso di noi. Nella parte piegata noi andremo a fare una ribattitura, che è la rifinitura della tasca, va bene? Io, oltre a fare questo passaggio di ribattitura, metterò qui il mio elefantino. Lo vado a stirare e farò una cucitura a punto dritto tutto intorno. Ok? Lo farò in bianco così neanche si nota tanto. Va bene? Sotto macchina. Ragazze, fatta la ribattitura, fatta la cucitura tutta intorno alla mia sagoma, adesso l'ho attaccata con le spille sulla striscia del dietro, però il tessuto deve stare il dritto in avanti, quindi la tasca va messa rovescio della tasca sul dritto del tessuto. Io adesso, per lavorare meglio, lo faccio sempre, vado ad unire tutto intorno con uno zigzag, va bene? Quindi andiamo sotto macchina e andiamo ad effettuare sui tre lati, lasciando giustamente la parte che fa da tasca aperta. Ok? Quindi sotto macchina e andiamo di zigzag. Ecco qui fatta la parte dietro, eccola qui, la bella tascona. Abbiamo rifinito tutto intorno con lo zigzag. Adesso lo mettiamo da parte, perché il corpo dietro l'abbiamo terminato. Adesso facciamo quello davanti e davanti ci saranno due tasche. Allora vi dico la più grande, che misura 52 per una larghezza sempre di 24. L'imbottitura, vedete, è metà. Quindi noi andiamo a metterla all'interno piegando, anzi ci aiutiamo prima con il ferro, guardate, eh. Andiamo a schiacciare la parte qui alta, eccola qua. Poi dentro ci mettiamo l'imbottitura. Qui in alto mi vado a, vedete, io l'ho tagliata lasciando proprio poco che esce fuori. Adesso io mi vado a fare questa cucitura in alto, facciamo una ribattitura. La facciamo come abbiamo fatto sull'altra tasca. Aspettate che mi voglio bloccare qui l'imbottitura. Ecco qua, la facciamo un attimo insieme, tanto questa la faccio a bordo piedino. Ho regolato il punto a 3. Ecco qui. Adesso vado a prendere la tasca più piccola. Non guardate che la mia è a due colori, c'è sempre il motivo. Allora, volevo riutilizzare questo scampoletto di questo ritaglio di tessuto con gli elefantini, non volevo andare a tagliare un pezzo grande e quindi ho fatto l'aggiunta, tanto rimane dentro, nessuno sa niente, quindi zitti. Voi però fate un unico pezzo che misura esattamente 36 centimetri, sempre per una larghezza di 24 centimetri. Quindi 36 per 24. Chiudiamo anche questo a metà.
Il bello è sempre fuori, eh? Il tessuto, il dritto rimane sempre all'esterno. Mi vado a fare una bella ribattitura anche qua. Qui in realtà io ci volevo mettere anche un qualcosina. Lo lasciamo così. Lasciamolo così che gli elefantini sono tanto carini, però volendo, ragazzi, ci potete andare a mettere anche un merlettino. Insomma, decidete voi. Io adesso, ripensandoci, preferisco semplice. Allora, adesso cosa dovete fare? Dovete nella parte aperta, non dove abbiamo ribattuto della tasca grande, misurare 6 centimetri. Allora, sempre con la penna cancellabile, misuro 6. Ecco, in più punti. Poi ci andiamo a mettere non la parte questa che abbiamo ribattuto, ma quindi dritto sul dritto. Vedete, poi ecco, mo lo vedete perché io sto mettendo il brutto che si vede dall'alto, eh? Quindi vado a mettere sulla linea dei 6 centimetri, mi vado a posizionare il bordo aperto, ripeto, aperto della tasca piccola. Vado a spillare lontano qui dal bordo della tasca piccola. Scusate. E adesso bordo piedino, sempre della tasca piccola, vado a fare questa cucitura a punto dritto. Adesso ragazze, togliamo gli spilli. Portiamolo in alto, così. Gli diamo anche una schiacciatina. Non prendo la tavola, tanto c'è l'imbottitura che funge da tavola. Ecco qua. Adesso cosa faccio? Vado a vediamo un po'. Ah, qui c'è il bordo, io rimarrei proprio comoda. Anzi, lo metto di qua perché voglio che l'elefantino rimane bello. Perché io adoro questo elefantino qui con l'altalena col coniglietto. Quindi mi vado a lasciare bello, comodo, comodo il mio cellulare. E con una riga. Quindi questa, la divisione, ragazze, fatela in base al vostro telefono. Allora io faccio questa cucitura e poi mi divido a metà o anche in, no, a metà. Allora, mi sono rimasti 10 centimetri e quindi a 5 scendo giù. Ecco qua, dove la riga. Adesso ragazze ci andiamo a fare queste due cuciture a punto dritto. Eccoci qua ragazze, allora ho fatto le due cuciture, adesso vado nella parte bassa, mi vado a cercare il punto medio. Facciamo una tacchettina. E qui io adesso vado a mettere il bottone. Allora, io metterò un bottone, questo qui in legno. Potete mettere direttamente quello, chi vuole mettere quello automatico. Mettetelo adesso perché state più comode, ma lo potrete mettere anche, insomma, faticando dopo. Quindi mettete, io vi consiglio la femmina, se volete mettere quello automatico. Io adesso vi faccio vedere un modo che io faccio a volte le chiusure. Quindi
ho cercato il punto medio nella parte dietro, vado ad inserire lo spago, anzi passo da davanti. Ecco, così, poi vado vicino con una distanza di mezzo centimetro, ma adesso vi faccio vedere. Ecco qua, vedete? Stanno vicini, il centro sta qui, io ho fatto un pochino di qua, un pochino di là e ho verso l'alto tutte e due le estremità. Adesso faccio un nodo. Questo servirà per dare, anzi due, ecco, per dare poi un po' di spessore al bottone, in modo che non sta proprio attaccato al tessuto. Vado a mettere, vediamo che qui c'è la scritta, non voglio metterla al rovescio, vado a mettere il primo. Il secondo, eccolo qua. Aspettate che voilà. Oh, e adesso facciamo una sorta di allora, nodino. Poi io lascio un pochino di ecco perché lo vado un po' poi ad aprire. Io poi, ragazzi, qui ci metto per bloccare il nodo, ci metto anche un po' di colla a caldo, ma dopo così bloccate, vedete, non sta attaccato al tessuto, vedete? Ecco qua. E dopo vi faccio vedere come procedere. Allora, adesso abbiamo fatto le due tasche del davanti, quindi vado a prendere il tessuto che ho scelto per il davanti. Dice Lisa, è un dritto filo, è dritto davanti e dietro, e sta a guardare, mo vo dico subito. C'è questa piega che tanto rimarrà perché ho stirato un'ora e mezza, quindi la voglio, chi è? La copro così mi finisce il problema. Ragazze mie, oh, allora, quindi questo è il dritto del tessuto, ok? Che poi dovevo stondare, ma lo stonderemo adesso. Comunque, stondatelo prima. Allora, io adesso mi vado a mettere la mia tascona così posizionata, me la vado pure a bloccare e poi ci facciamo un bel giro, no, di valse, ma di zigzag tutto intorno. Ecco qua. Perfetto. Quindi sotto. Ecco qui abbiamo bloccato, fatto lo zigzag tutto intorno. Adesso riprendiamo la parte dietro, l'andate a piegare a metà perché dobbiamo andare a stondare. Ragazzi, qui divertitevi. Guardate, io lo faccio così a mano, senza segnare nulla, quindi vi andate proprio di fantasia. O se no, prendete qualsiasi cosa tonda e vi segnate. Una volta che avete messo così, ecco, rimane bello stondato. Adesso mettiamo dritto su dritto. Andiamo a
tagliare anche questo, mettendo per bene i due tessuti. Quindi stondiamo in modo uguale, prima uno e poi l'altro. Voilà, mettiamo l'imbottitura. Ecco qua, sopra ci mettiamo i due corpi, ripeto, dritto su dritto, sopra l'imbottitura. Ecco qua, adesso andremo a cucire tutto intorno. Ah, qui, non mi dimenticavo la parte più importante. Ecco qua, troviamo il punto medio, tacchettina, e ci vado a mettere dentro, vedete, una fettuccia di cotone lunga 25 centimetri. Apro, la mettete lunga, ragazzi, è lunga, senza fare occhiali, senza fare niente. La fissiamo così. Mettiamoci uno spillo, così non abbiamo sorprese che ci va a destra e a manca. Ecco qua. Oh. Blocchiamo tutto. E adesso l'apertura, ragazze, me la vado a lasciare qui di lato, quindi metto la mia manina con una penna cancellabile, me vado a prendere l'estremità, al primo segno faccio un avanti e indietro, giro tutto tutto intorno e mi fermo all'altro segno facendo sempre l'avanti e indrio. Io adesso faccio, metto tutte le spille, faccio questa cosritura e ci ritroviamo subito qua. Eccoci qua, ragazze, ho fatto tutta la cucitura, ho rifilato tutto intorno. Vedete qui il laccetto, ho lasciato un pochino di più, eccolo qua. Adesso dalla parte che abbiamo lasciato l'apertura vado a svoltare. Ah, e ho tagliato, vedete, i due angoli. Nella parte qui stondata, allora da una parte ecco i taglietti l'ho fatti, dall'altra parte mi vado a fare i taglietti, ecco qua. Adesso svoltiamo. Voilà, svoltato, stirato, chiusa l'apertura con un punto nascosto. Eccola qua. Adesso non è finita. Prendiamo una striscia 25 x 11. Stiriamo a metà il dritto all'esterno. Pieghiamo i due lati corti di un centimetro. Così. Poi i lembi li pieghiamo verso la metà che abbiamo trovato stirando, ristirate. Fate la stessa cosa anche sull'altro lato. Ecco qua, verso il centro, stiriamo. Adesso chiudiamo così. Io qui nelle parti, vedete dove si incontrano, vado a tagliare un pezzettino di tessuto così. Ecco qua, così non ci dà fastidio quando andiamo a piegare e ripiegare. Vedete, rimane più vuoto qua. Allora adesso blocchiamo con le mollettine
che me l'ero venduta, invece no, eccoli. Noi adesso andremo a fare solo le cuciture ai lati lunghi, sia a destra che a sinistra. Lasciate aperto la base, cioè la parte corta qui, eh? Quindi andiamo sotto macchina, bordo tessuto, facciamo una cucitura e l'altra, quelle lunghe, sotto macchina. Pronti? Allora, fatto, andiamo a misurare. Penna, non ci voglio credere, eccola qua. Allora, dalla tasca misurate 4 centimetri. Nel caso non avete fatto la tasca, dalla parte alta scendete di 25, 26 centimetri, ok? Quindi se non fate la tasca, dalla parte dove c'è il laccetto, insomma dalla parte alta, scendete di 26 centimetri. Va bene? Adesso abbiamo fatto il segno a 4 e dal lato rientriamo di 3. Ecco qua. Adesso sono più unica che rara. Umara, mo se c'era mia madre, si ammazzava da ridere perché io tutte parlavo da sola pure quando cucivo a casa, eh. Allora, adesso la parte, la metà lo piegate, quindi andate a cercare la metà e lo mettete proprio a filo crocetta. Mo vi faccio vedere di qua. Quindi abbiamo fatto la crocetta del 4 in salita e del 3 dalla distanza qui. Andate a mettere il bordo, la metà, vedete, sul centro della crocetta. Ok, adesso io vado a fare due cuciture parallele, una proprio a bordo del manico e un'altra vicino, quindi due cuciture così, va bene? Sotto macchina, ragazze, pronti? Allora, ho attaccato anche il manico. Adesso vi faccio vedere. Allora, mettiamo l'iPad, lo mettiamo qua. C'è sia l'imbottitura questa che l'imbottitura della tasca, quindi sta bello protetto. Dietro, ragazze, io ci metto il blocco, ma vi posso far vedere che anche il tablet c'entra con tutta la custodia, perché io questo lo utilizzo, vedete, con la custodia, perché me lo vado a vedere in questo modo qua. Ecco, no? Quindi non lo tolgo mai. C'entra benissimo. Eccolo qua. Quindi io posso anche metterlo in borsa che contiene tutti e due. Poi entra tranquillamente anche il mio telefono e qui io posso andare a mettere penna. Insomma, tutto quello che poi mi occorre, perché ho anche questo scomparto e questo. Adesso qui voi potevate fare, anche io potevo fare una ribattitura, ma non la faccio perché mi piace bello così cicciottoso, insomma, mi piace vedere il bordo tondo. La chiusura è questa qui con il laccetto che si gira intorno, ma potete farlo anche, vedete? Se avevate messo l'automatico, potete anche farlo con l'automatico tranquillamente. Oppure qui al posto dell'accetto potete fare l'asola, potete
potete mettere un elastico in modo tale che fate una chiusura. Io adoro questo tipo di chiusura, ce l'ho in tante mie cose personali. Allora, qui ci andrò a fare una cosa che vi farò vedere, magari con uno short. Eccola qui. Ma no, oggi sto sullo sconvolto. Eccolo qui. Guardate, ce ne stanno dentro due. C'è anche il telefonino e c'è il telefono e quant'altro. Eccolo qua. Chi legge ci può mettere anche il candle, non mi ricordo come si chiama. Eccolo qua, va bene? Io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Io vi invito a lasciare un like, a condividere. Condividete che non vi costa nulla. Iscrivetevi al canale, è gratuito. Meglio che lo ridico perché sennò qui si spaventano tutti. Adesso vi saluto. Vi ricordo sempre che vi lavo. Ciao. Ciao amiche, alla prossima!